la devozione ai santi patroni, protettori, modelli, sostegno per il popolo di Dio e per le comunità che abitano i nostri borghi. Nelle feste patronali, la genuina fede cristiana. La festa di San Michele Arcangelo a Ripalimosani è un incontro culturale che descrive la devozione del santo in Molise. Sindaco, un bel momento di cultura qui nella sua comunità, perché lo ha scelto? Allora, di la verità, l'idea è stata di Don Moreno e del dottor Tagliaferri che volevano fare creare rete intorno alla figura di San Michele. Noi sono diversi anni, sia col mio predecessore che si chiama appunto Michele, sia con me appunto stiamo cercando di rivalutare sempre di più la figura di San Michele, perché spesso nei paesi il patrono non viene valutato come merita, anche perché di fatto è lui il primo cittadino. E in questi ultimi anni invece sta risalendo, diciamo, parecchio, diciamo così, la figura e la devozione e l'impegno anche di tutta la comunità per San Michele. I santi patroni, le nostre radici, coltivare la nostra identità, quanto è importante per un territorio? È fondamentale, perché alla fine avere i nostri, cioè valutare i nostri, a riscoprire anzi le nostre radici, vuol dire capire quello che noi siamo, e capire quello che noi siamo ci permette di andare avanti, perché oggi siamo quello che siamo perché i nostri antenati ce l'hanno trasmesso. Spetta a noi capire cosa ci hanno trasmesso, perché a volte con questo voglio dire che spesso noi non sappiamo quelle che sono le potenzialità, i valori e la storia e la cultura stessa dei nostri territori. Allora, grazie anche per esempio stasera alla figura dell'architetto Valente, noi cerchiamo di portare in risalto quelle che sono le peculiarità dei nostri territori, stasera a partire da San Michele. L'importanza di conservare anche delle relazioni importanti, come anche quella dell'architetto Valente, uno storico importante, quanto può aiutare i nostri territori a crescere? A crescere tantissimo. Innanzitutto noi siamo piccole comunità e le piccole comunità da solo non vanno a nessuna parte, quindi dobbiamo cercare sempre tutte le maniere possibili per poter fare rete. La figura di San Michele è un qualcosa di importante, anche perché sotto certi aspetti ci protegge, e quindi con la scusa, passatemi il termine di scusa, diciamo, di San Michele, grazie ovviamente a persone esperte come Valente, riuniamo tutti quei paesi che hanno o una chiesa di San Michele o che hanno San Michele come santo patrono, e questo per anche eventuali iniziative nel futuro. E allora tutti sotto la scia luminosa di San Michele? Sotto la sua ala protettrice. Sindaco, anche qui lei presente a questo bellissimo evento culturale. Intanto per il nostro territorio quanto è importante far relazione e sinergia tra i sindaci dei territori per farlo crescere? Moltissimo. A dire la verità, io appartengo a un territorio abbastanza distante, lontano da questo. Il comune denominatore questa volta però è la tradizione, quella religiosa, in particolare quella legata al culto di San Michele Arcangelo, che lega il mio comune a Ripalimosani ad altri del Molise. E nella mia comunità in particolare è un momento ancora triste, perché l'unica chiesa, che è quella del nostro paese di Acquaio con le Croci, è ancora chiusa per il terremoto del 2018, così come alcune aziende e diverse abitazioni, e ancora non riusciamo a concludere, a venire fuori da questa fase di emergenza. Come vivete all'interno del vostro paese l'importanza di questa figura del santo Arcangelo Michele? È importantissima per noi, perché, ripeto, Acquaio era una commenda dei Cavalieri di Malta, quindi la stessa chiesa era una chiesa templare, la Santa Maria Ester, e San Michele Arcangelo è molto legato alla tradizione del percorso dei cammini
della tradizione, diciamo, templaria e a sua volta successivamente a quella dei Cavalieri di Malta. Quindi fa parte della nostra storia, della nostra cultura ed è importante per noi preservarla e portarla avanti. Allora, Sindaco, io le auguro di risolvere i problemi della sua comunità e mettiamoci sotto le ali dell'Arcangelo Michele. Sempre, assolutamente. San Michele Arcangelo, una bella storia da raccontare, perché? Perché intanto è il santo più importante della nostra regione, è il santo a cui sono dedicati un bel numero di paesi o di frazioni di paesi, quindi San Michele è nel cuore di tutti i molisani, ma soprattutto perché è un santo molto particolare, attorno a lui nascono tantissime leggende e tantissime storie. Le storie sono fatti concreti che comportano un atteggiamento diretto di chi è partecipe di queste storie. E poi le cosiddette leggende, che per me non sono leggende ma sono dei fatti che vanno interpretati, a cominciare dall'esistenza di San Michele, di cui abbiamo conoscenza non dalla Bibbia ufficiale ma dalla Bibbia apocrifa etiope, e quindi tutta questa storia parte addirittura dall'Africa per arrivare a noi, ed è nella Bibbia etiope che si fa riferimento a questa lotta tra San Michele e Lucifero, che poi sostanzialmente è la lotta tra Satana, tra colui che rappresenta il peccato e colui che interpreta il contrario del bene, e quindi nella lotta tra il bene e il male si svolge tutta quanta la vicenda di San Michele Arcangelo, o di Sant'Angelo come più comunemente viene chiamato. Ecco, perché questa differenza di nome, Sant'Angelo? Sant'Angelo perché non esistono i nomi degli angeli, gli angeli sono dei nomi che vengono dati nel tempo attraverso una costruzione teologica. Si comincia dal concilio di Nicea, il primo concilio, in cui si definiscono le famose gerarchie angeliche, quindi cherubini, serafini, troni, dominazioni, per arrivare fino agli angeli, che sono le forme di più vicine all'umanità. Si parte da Dio, i serafini sono pieni di fuoco perché sono vicini a Dio, per arrivare agli angeli che sono più vicini agli uomini, quindi è una sorta di gerarchia che non è altro che la trasformazione di Dio che piano piano diventa uomo. Quindi attorno a questa interpretazione, che poi diventa anche un'interpretazione filosofica, Plotino sostanzialmente è colui che regolarizza questa interpretazione, diventa poi l'elemento fondamentale della nostra religiosità. Basta pensare che il termine che noi usiamo più frequentemente è simbolo. Quando parliamo dell'ostia parliamo del simbolo, sun ballo mai significa simbolo, significa mettere insieme, sun. Diabolico è l'esatto contrario, diaballo mai significa tagliare, cioè colui che separa. Quindi da una parte c'è il simbolo, ciò che unisce, e dall'altra parte c'è colui che separa, cioè il diavolo. Intanto vogliamo ascoltare la tua relazione per scoprire ancora tante particolarità. In ultimo ti chiedo, qui nel nostro Molise tante statue, tante figure, qual è quella che più ti piace, che rappresenta questo santo? Ma ce ne sono tante, perché ognuna di esse ha un significato particolare. Io comincio sempre dai quattro arcangeli che sono nella cripta di Epifanio: Gabriele, Raffaele, Michele e Uriele, che sono i quattro angeli che in pratica contornano l'immagine di Cristo che sta per venire a separare i buoni dai cattivi, il Cristo apocalittico. E sono i quattro angeli che appaiono sempre in tutte le rappresentazioni, da quelle di Scapoli, di Santa Maria Oliveto, di
infatti tutti i paesi hanno sempre questo riferimento o alla Madonna o a Cristo contornato dai quattro arcangeli, Gabriele, Raffaele, Michele e Uriele. E attorno a queste rappresentazioni ovviamente tutta l'arte si è sviluppata. Nel nostro Molise le più conosciute sono le statue del Settecento, di Zinno, di altri autori come questa bellissima che sta qui a Riva Limosani. E diciamo sono quelle che ti fanno più affezionare all'immagine fisica del santo guerriero che uccide Satana. Ma poi abbiamo una quantità enorme di rappresentazioni che vanno da quelle di Rocca Vivara a quelle di Petrella di Fernina, a quelle tutti i paesi hanno qualche cosa che comunque ci riporta alla esistenza fisica di una cosa trasparente, perché gli angeli non si vedono, però non nell'immaginario, ma nella cultura cristiana l'angelo appare e fa delle cose di cui questa sera parleremo. Io negli angeli ci credo e stasera mi sento altamente protetta. Grazie Franco. Grazie a te. Come è nata questa serata? Voi sapete bene che le cose belle dove nascono? Intorno ai tavoli di quelle famose riunioni, eh? Quelle riunioni che si fanno. È nata questa serata. Eravamo in tre, io, il sindaco e dottor Tagliaferri, e abbiamo pensato a San Michele. Poi dice: perché non facciamo un convegno su San Michele, su come è nata la devozione di San Michele, come è venuta in Molise? E subito ci siamo trovati all'unanime con il nome dell'architetto. Dice: chi più di lui ci può illustrare su San Michele? Qualche anno fa, quando è stata restaurata la statua di San Michele, si è parlato del restauro e un po' di come è nata la statua di San Michele, come il popolo di Ripa si è rivolto a San Michele. La data che è sulla statua sembra 1775, ma non è 1775, ma 1715, perché lo scultore è morto intorno al 1720, quindi non 25, non poteva fare la statua da morto, eh? Quindi abbiamo parlato della statua di San Michele, della devozione di San Michele qui a Ripa Limosani. E questa sera parliamo di come è entrata la devozione di San Michele in Molise. E in Molise ci sono 16 comuni che hanno come patrono e protettore San Michele, e di questi 16 comuni alcuni comuni, le parrocchie sono San Michele sia titolare della parrocchia che patrono della parrocchia. Io passo la parola al nostro carissimo sindaco senza che mi dilungo, poi solo un accenno per chi non è mai stato in questa chiesa: dietro la statua di San Michele sulla mia sinistra c'è la copia della Sacra Sindone. È la terza copia è datata 1580-94. Non parliamo della Sindone perché già ne abbiamo fatto a maggio il convegno sulla Sindone. Grazie di nuovo e buon ascolto. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti al convento San Pietro Celestino V di Ripa Limosani. Grazie anche soprattutto a Franco Valente,
che ci intratterrà e ci spiegherà qual è la devozione di San Michele in Molise. E come diceva prima il Don, ovviamente c'è da ringraziare sia i parroci, lo faccio io per te Don, che presenti, parroci ovviamente delle chiese dedicate a San Michele, e i paesi, e quindi ringrazio i colleghi sindaci presenti che stasera sono Acquaviva Colle Croce, Agnone con la frazione di Villa Canale, Baranello, Boiano, Campolieto, Campo di Pietra, Fornelli, Montaquila con la frazione di Roccaravindola, Monteroduni, Pesche, Sant'Angelo in Grotte, che in realtà è ovviamente Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena, Sannita, Roccavivara e Vasto Girardi con la frazione di Villa San Michele. Questi sono i paesi del Molise dove o San Michele è patrono oppure c'è una chiesa dedicata a San Michele, o chiesa madre come diceva Don Moreno. Ovviamente questo serve per, diciamo, con la figura di San Michele, e l'idea era nata, come diceva il buon Don a tavola, perché l'obiettivo è quello di, noi siamo delle piccole comunità, l'obiettivo è quello di sfruttare qualsiasi cosa per entrare in rete, per fare qualcosa insieme, perché ovviamente più ci aggreghiamo, più svolgiamo qualcosa insieme, e maggiori chance abbiamo come Molise, come piccole comunità, di poter sopravvivere, perché i tempi sono quelli che sono e ovviamente dobbiamo difenderci o quantomeno resistere e attuare politiche di, una parola che si usa spesso oggigiorno, di resilienza, cioè di resistere e crescere. L'unico modo di poterlo fare è fare rete. Ovviamente dobbiamo fare rete non così campata in aria, ma su quelle che sono valori, su quella che è la cultura nostra territoriale, dei nostri piccoli borghi, e chi meglio di Franco Valente, appunto qui presente, che ci spiega, perché a volte noi, neanche noi, conosciamo quelle che sono le peculiarità storiche, architettoniche e culturali dei nostri territori. E quindi benvengano persone come l'architetto che ovviamente ci spiegano e ci portano alla luce documenti e informazioni importanti, appunto, per poter crescere. Mi fermo qua e passo la parola a Franco Valente. Probabilmente vi deluderò, perché a volte l'attesa è superiore poi a ciò che vivrete fra qualche minuto. Io ritenevo di dover parlare una decina di minuti, però l'argomento è talmente interessante per cui Don Moreno mi ha detto no, parla e puoi spiegare qualcosa di più di quello che immaginavi di dover dire. In effetti ricordo un aneddoto che poi è un fatto vero. La prima volta che ho fatto una conferenza su San Michele Arcangelo, su Sant'Angelo, è stato più o meno 25 anni fa a Sant'Angelo in Grotte, dove fui invitato a parlare di San Michele, e c'era tantissima gente, ma davanti a tutti c'era un bel signore con la barba che mi ascoltava con molta attenzione, non sapevo chi fosse. Quando ho finito di raccontare queste cose mi si è avvicinato ed era il magistrato Antonio Pizzi di Petrella di Fernina, il quale mi disse: architetto, allora mi dava dell'epo, siamo diventati amici, io sono venuta a sentirla perché mi sto occupando di quel famoso processo Le Bestie di Satana, di cui lui era, essendo procuratore della Repubblica, aveva messo sotto processo tutte quelle strane persone che si erano associate come eredi di Satana. E dice: ma sono venuto per capire come mai un architetto possa perdere parte della sua vita a parlare di un qualche cosa che non si vede, degli angeli. E sono rimasto particolarmente colpito, per cui da questo momento io mi voglio appassionare alla presenza di San Michele nel nostro Molise. Siamo diventati amici, abbiamo insieme girato tutti questi paesi di cui parleremo stasera, ma ne abbiamo girati molti di più, e quindi ci siamo fatti una certa idea della presenza, delle contaminazioni
che questo personaggio, che è trasparente, essendo un angelo è proprio per definizione un elemento trasparente, e quindi ci siamo resi conto che la presenza di San Michele è una presenza addirittura fisica nel nostro territorio. Ovviamente sono cose che vanno interpretate. È un argomento molto molto complicato, e diciamo che mi trovo anche un po' in imbarazzo in una chiesa, tra l'altro alla presenza di ministri di culto che si occupano quotidianamente di queste problematiche e che devono anche spiegare a chi frequenta le chiese del perché si ha una venerazione per un santo così particolare. Pensiamo che gli altri santi sono tutti facili da capire, perché lasciano delle reliquie, ci sono i santi di cui abbiamo i corpi, abbiamo ciò che rimane della presenza fisica, ma di San Michele conosciamo poco o niente, addirittura non sappiamo neanche le dimensioni. Secondo una certa tradizione, poiché nella grotta di San Michele, di cui dirò qualche cosa, è stata trovata l'orma di un piede di un bambino, si ritiene, secondo una certa costruzione anche logica, che San Michele fosse alto circa 70 centimetri, per passare invece poi a delle immagini totalmente diverse quando nell'Apocalisse San Giovanni dice: vidi quattro angeli ai quattro angoli del mondo mantenere fermi i venti. Quindi sono delle figure gigantesche addirittura che mantengono fermi i venti. Quindi anche sulla questione delle dimensioni degli angeli è nata una letteratura complicatissima, della quale ovviamente farò soltanto alcuni cenni. Però perché stiamo parlando di San Michele nel nostro Molise? Per cercare di capire pure che cosa è avvenuto nel tempo. Come si fa a vedere una figura che è trasparente, una figura che praticamente non esiste? Allora dobbiamo un poco legarci anche alla cultura che permette di capire chi è che per primo ha detto che è possibile vedere l'infinito o l'invisibile. E questo è stato Giovanni Damasceno, un personaggio che i critici dell'arte conoscono per aver scritto dei trattati sulla iconografia, sulla iconologia. Ecco, Giovanni Damasceno era un pittore, uno che dipingeva le Madonne, viene ritenuto uno dei primi pittori che abbia rappresentato la Madonna. Interrogato su come si potesse rappresentare una cosa invisibile, e Giovanni Damasceno fa sembra una battuta, dice: tu quando vuoi rappresentare l'invisibile ti devi sedere e devi digiunare per 30 giorni, dopo 30 giorni tu quelle immagini che hai catturato nella tua mente leggendo la Bibbia si trasformeranno in immagini concrete, ecco, dopo 30 giorni tu puoi cominciare a dipingere. Noi certe volte facciamo delle battute che sembrano mettere in ridicolo questa concezione, quando si dice vedo la Madonna per la fame, ecco, è proprio legato a questo concetto preciso del digiuno, perché attraverso il digiuno è possibile avere delle sensazioni, delle esasperazioni visive che ti permettono di rappresentare anche ciò che non si vede, purché tu però abbia letto e capito che cosa c'è scritto nelle Sacre Scritture. Allora, le Sacre Scritture sono il punto da cui si attinge per poter capire la storia di San Michele. E in effetti la Bibbia, che noi conosciamo per quella che è stata poi trasferita a noi comuni lettori di storie oramai consacrate nella letteratura cristiana, le Bibbie non sono tutte uguali. La Bibbia da cui parte la storia di San Michele è una Bibbia etiope, quindi dobbiamo andare in Africa. Quell'Africa dalla quale oggi vediamo solo arrivare pericoli, ma è proprio dall'Africa, nella Bibbia etiope, dove per la prima volta si fa riferimento a questa lotta terrificante tra quis et ut Deus, colui che cosa fa di fronte a Dio, e Satana. E questo si regge, la storia della lotta tra Lucifero e San Michele ha anche delle conseguenze che devono essere interpretate. Noi tutti cristiani abbiamo come elemento di riferimento il simbolo
per eccellenza è l'ostia sacramentale, è l'ostia che diventa corpo di Cristo. Simbolo è una parola greca, sun ballomai, significa mettere insieme, cioè ciò che unisce. Quindi non è semplicemente un pezzo di pane, ma è un qualche cosa che unisce. Quindi il simbolo per eccellenza è ciò che unisce all'interno della compagine umana. L'opposto di unire è separare, che in greco si dice diaballomai, diavolo, diabolico. Diabolico significa tagliare, quindi il diavolo è ciò che taglia, ciò che separa, il simbolo è ciò che unisce. Allora, queste premesse poi diventano la base di tutte le discussioni che si fanno, per chiunque si occupi di questa materia poi deve fare il conto con le interpretazioni. Noi non siamo dei ragionieri della religione, ma dobbiamo cercare di capire che cosa si nasconde dietro questi fatti. E allora cerchiamo di capire pure come la tradizione nostra, la tradizione della nostra regione, in qualche modo si sia legato proprio a questo modo di interpretare i fatti. E molto spesso gli elementi così fantastici si sommano a elementi concreti. Io ho portato una serie di immagini, poi andremo molto rapidamente. Le prime credo che siano piuttosto importanti. E comincio con una immagine di Larino. Nella cattedrale di Larino vi è una rappresentazione, questa è del 300, dove c'è la rappresentazione di San Michele che ha una bilancia in mano e con l'altra mano sta infilzando il Satana, il diavolo. Perché vi parlo di Larino? Perché Larino è il luogo in Europa, non nel Molise, dove c'è la più antica testimonianza del culto per San Michele. Perché nel 492, quindi siamo nel V secolo, due fratelli, Felicissimo e Prisciliano, decidono di costruire una chiesa per dedicarla a San Michele. È la prima volta in Europa che due fratelli, probabilmente fratelli, decidono di costruire una chiesa dedicata a San Michele, 492. E il vescovo di Larino, il vescovo Giusto, ovviamente interpella il Papa perché autorizzi la costruzione di questo edificio che rappresenta una novità rispetto alle normali dedicazioni che si facevano ad altri santi, cioè dedicare a San Michele, cioè una figura trasparente, una chiesa era una questione di importanza notevolissima. Prima di Larino si conosceva soltanto il Sant'Angelo di Roma, quello che tutti conosciamo come Castel Sant'Angelo, perché l'imperatrice Teodolinda con il Papa Clemente a un certo punto diciamo che chiede che venga dedicato a questo santo importantissimo un edificio che rappresenti poi il centro della cristianità, e quindi nasce San Michele Castel Sant'Angelo, che diventa poi una fortificazione, una fortezza sull'antica tomba di Adriano. Ma è nel Molise che nasce per la prima volta una dedica a San Michele. Perché è importante? Perché nella chiesa cattedrale di Larino è riportato questo affresco. Ovviamente nel tempo nessuno sapeva di questa vicenda, di questa lettera del Papa che scrive, autorizza la costruzione di questa chiesa, e nessuno mette in relazione questo elemento di partenza con una contaminazione che si trasforma poi in un fatto pittorico. E noi vediamo che poi l'arte è una interpretazione di elementi che appartengono a delle interpretazioni religiose. Ma se andiamo avanti ancora, ci troviamo a San Michele, a Sant'Angelo in Grotte, che credo sia un luogo importante, perché nella tradizione popolare, se voi parlate con con le persone più anziane di... Oramai queste cose si vanno perdendo, noi siamo oramai vittime dei telefonini, delle cose che durano non più di una settimana, poi entrano nelle cose che possono essere trascurate.
Però a San Michele, a Sant'Angelo in Grotte, nasce una storia secondo cui San Michele, che andava volando per tutto il territorio, si ferma proprio nella grotta di San Michele. Non è un caso che tutte le chiese dedicate a San Michele sono sempre collegate a una grotta, perché l'origine del culto di San Michele è legato a una grotta. E poi, se non vi stancate, vi dirò qualche cosa della grotta di San Michele. Ecco, anche a San Michele, a Sant'Angelo in Grotte, nasce questa storia di San Michele che, volteggiando, perché poteva andare dappertutto essendo un angelo, si ferma a San Michele e si sistema all'interno di questa grotta che esiste, che poi è stata trasformata nel tempo. All'interno di questa grotta però cominciano a nascere i pellegrinaggi, la gente comincia ad andare, entra nella grotta e San Michele a un certo punto si scoccia e decide di andarsene, perché non sopporta più che tutta questa gente entri nella grotta. Ecco, San Michele proprio nel tempo sarà colui che allontana quelli che cercano di entrare nella grotta, e succede anche a Sant'Angelo in Grotte. Per cui, secondo la tradizione, a un certo punto lui spacca la montagna, se andiamo avanti vediamo, ecco, spacca la montagna e attraverso questa fenditura si dirige proprio verso il Gargano. Quindi, secondo la tradizione di Sant'Angelo in Grotte, San Michele sta prima nel Molise e poi si sposta sul Gargano, passando ovviamente per Larino. Allora, qual è la storia avanti ancora? Ecco, all'interno della grotta, per esempio, poi nasce un qualche cosa legata sempre alla natura, siccome in questa grotta gocciola dell'acqua, quest'acqua si raccoglie in una sembra un'acqua santiera, ma in effetti è un fondo battesimale. All'interno di questo fondo battesimale venivano fatti dei battesimi per immersione. Siamo nel periodo della prima fase del cristianesimo, quando il battesimo si faceva immergendo direttamente nel fondo battesimale il battesimando. Ecco, c'è questa bellissima, purtroppo rovinatissima, fonte, nella quale si dice, tra le altre cose, che se hai sete, e per sete si intende il desiderio di essere battezzato, ti devi avvicinare a questa vasca. È una delle cose più interessanti che abbiamo nella nostra regione, che andrebbe un poco più approfondita. Ma ovviamente questa sera io vado velocemente su vari argomenti. Ma c'è di più avanti ancora. Questa è l'immagine di San Michele, ma poi ci ritorneremo più di una volta. Avanti ancora. Ecco, nella nostra regione noi abbiamo, sotto certi aspetti, la fortuna di ospitare uno dei luoghi più importanti della cristianità, che è la cripta di San Vincenzo a Volturno. All'interno di questa cripta c'è una rappresentazione straordinaria della Madonna assunta in cielo. Ecco, noi entriamo nelle chiese, vediamo queste pitture per aria, la Madonna che sta in cielo. Ci sembra una cosa normale che la Madonna venga rappresentata in cielo. Nel 2012 Papa Ratzinger, quindi sto parlando di un Papa piuttosto rigido, legato alle interpretazioni teologiche, Papa Ratzinger nel 2012 fa uno stranissimo discorso a Piazza San Pietro a Roma. C'aveva 2000 tedeschi davanti a lui. Dice: voi non sapete che il primo grande teologo della cristianità che abbia sostenuto che la Madonna è stata assunta in cielo non solo con il corpo, con l'anima, ma anche con i vestiti, è stato Ambrogio Autoperto alle sorgenti del Volturno. Cioè, lo ha detto il Papa, non è che l'ho detto io, l'ha detto un passante qualsiasi. È un'affermazione che per noi molisani avrebbe dovuto determinare, non dico la presenza di 50 pullman di turisti al giorno davanti alla cripta, ma perlomeno un poco di attenzione maggiore nei confronti di uno dei luoghi più importanti della cristianità, dove per la prima volta nella storia della cristianità una Madonna viene rappresentata nella sfera celeste. Nessuno l'ha mai vista la Madonna in cielo,
tutte le rappresentazioni più antiche fanno vedere una donna seduta su una sedia, tutta più un mezzo trono, ma mai nella sfera celeste. Quindi già cominciamo a capire che le interpretazioni teologiche non hanno nulla a che vedere con la realtà pratica, ma sono frutto di una lettura, di una interpretazione. All'interno della cripta di Epifanio vi è una rappresentazione, non vi sto qui a raccontare tutta la sequenza di pitture, uno dei luoghi più belli del bacino mediterraneo, ma c'è una cosa fondamentale. Lì si gioca con il senso della luce, la luce che entra. Ora, i cristiani iniziano tutte le letture bibliche con questa frase: Dio è luce e in Lui non vi furono le tenebre. E noi adesso vediamo, entriamo in chiesa, giriamo una chiavetta, si accendono le luci. Oramai siamo alla banalizzazione, ma non è colpa dei sacerdoti, oramai è la società dei consumi che ha trasformato la nostra realtà. Qui c'è un bellissimo pavimento in verdello, non so che cos'è, però questo è un pavimento recente, tenuto benissimo, pulitissimo, ma se andiamo a scavare, qui sotto escono fuori ciò che apparteneva agli antenati dei ripesi. Qui ci sono sepolti coloro che stanno qui aspettando la discesa della Gerusalemme celeste. Per cui quando il nostro parroco dice questa è una nuova Gerusalemme, lo dice in questa chiesa, si riferisce proprio a questo concetto preciso per cui ogni chiesa è una nuova Gerusalemme, perché anche in questo luogo scenderà la Gerusalemme celeste a portare le anime di coloro che sono in cielo e che si raccordano con i propri antenati per aspirare al giudizio definitivo, al giudizio universale. Ecco, questi sono concetti che permettono agli architetti, ai pittori, agli scultori di interpretare in forma fisica degli elementi che invece appartengono alla concezione puramente teologica, perché noi stiamo parlando di teologia e la teologia ti apre degli scenari che non ti costringono necessariamente ad accettare quello che dice, perché i nostri sacerdoti parlano di verità della fede. Sono delle questioni alle quali o si crede o non si crede. Non è che vieni condannato a morte se non ci credi, ma nel momento in cui tu hai una interpretazione legata a questa visione particolare del processo di salvezza dell'uomo, devi credere a questo problema fondamentale che va risolto in qualche modo. All'interno della cripta noi quindi vediamo ciò che dice l'Apostolo Giovanni nello scrivere la sua Apocalisse, quando dice: vidi quattro angeli ai quattro angoli del mondo mantenere fermi i venti, poi vidi un quinto angelo venire da Oriente con il sigillo del Dio vivente. E qui cominciano a nascere i primi problemi: ma chi sono gli angeli? E si sono dovuti fare dei concili per cercare di capire come organizzare, come sistematizzare la interpretazione delle visioni angeliche, di questi personaggi di cui non riusciamo a vedere, pensiamo che abbiano le ali, vengono rappresentati con le ali, però nel concilio di Nicea si cerca di dare una sistemazione a tutto, soprattutto creando le cosiddette gerarchie angeliche, le nuove gerarchie, cherubini, serafini, troni, dominazioni, eccetera, per arrivare fino agli angeli. Gli angeli sono la parte più bassa delle sfere angeliche, delle dominazioni. Quelle più alte sono quando qualche mamma dice dorme come un cherubino, come un serafino, dice una cosa che non corrisponde alle vere interpretazioni. È che i cherubini e i serafini, essendo vicinissimi a Dio, sono degli angeli pieni di fuoco, ti bruciano, quindi sono pericolosissimi avvicinarsi ai cherubini e ai serafini. Però man mano che ti allontani da Dio comincia ad arrivare sulla terra e arrivi agli arcangeli, agli angeli, che sono coloro che si trasformano poi nell'uomo che è Cristo, che poi a sua volta si trasforma in fratello di tutti i cristiani. Io non voglio fare una lezione di teologia, ma sto semplicemente cercando di spiegare
come vengono interpretate queste cose e quanti morti ci sono stati nella storia del cristianesimo proprio per arrivare a delle conclusioni che possono essere il più possibile universali, appartenere a tutto il genere umano. Avanti. Oppure abbiamo delle rappresentazioni complicate nel nostro Molise. Santa Maria della Strada, per esempio, è una chiesa dove non troverete neanche una sola rappresentazione del Cristo in croce, di un santo, di un personaggio della Bibbia, eccetera. Ma vediamo l'unico personaggio stranissimo che appare sulla facciata è questa specie di angelo, è un angelo che ha nella testa una corona raggiata che stranamente ha sul braccio quell'oggetto che una volta i sacerdoti mettevano durante la celebrazione, che una tovaglia che serviva ad asciugare il sudore di sangue di Cristo. Ora i sacerdoti non usano più questo particolare oggetto, però a Santa Maria della Strada vi è questa rappresentazione di un angelo che ha questa specie di tovaglia appoggiata sul braccio, ed è evidente che si tratti di un angelo che rappresenta il Cristo, perché essendo un sacerdote in quel momento rappresenta il Cristo che viene da Oriente, per cui mettendosi davanti alla facciata della chiesa si traguarda verso l'Oriente, cioè dal punto da cui nasce il sole, da cui sorge l'immagine di Cristo, perché tutte queste chiese poi hanno a che vedere con degli orientamenti molto molto particolari. Avanti ancora. Oppure c'è una questione, l'angelo che abbiamo visto prima è un angelo molto particolare, ha questa raggiera in testa che in effetti viene presa da una tradizione molto più antica che è legata al culto di Mitra, a Zoroastro. Parliamo di millenni prima di Cristo, ma è una tradizione che nel periodo cristiano assume un'importanza molto molto particolare, perché tra l'altro nella cosiddetta ricostruzione della vita di Mitra c'è proprio questa particolare coincidenza che la Mitra nasce il 24 di dicembre, cioè lo stesso giorno della nascita di Cristo, e molto spesso l'immagine di Mitra viene associata in qualche modo a San Michele e a colui che uccide il demonio, perché le immagini di Mitra, dove nei Mitrei in Italia ce ne sono una decina, fanno sempre vedere un enorme toro che viene sacrificato da Mitra, che lo sgozza, e dal sangue nascono queste due figure, il caute e il cautopates, che sono l'inizio e la fine dell'uomo, colui che accende la fiaccola, il caute, e il cautopates, colui che la spegne. Spesso nei cimiteri, no, noi vediamo delle rappresentazioni che si fanno senza sapere del culto di Mitra, dove si vede una fiaccola, specialmente quando rappresentano un bambino deceduto, una fiaccola che viene spenta da un angelo, è la continuazione di questa interpretazione. Ora, nel Medioevo non è che si fa molto spesso non si vogliono fare delle sculture, ma si prendono a prestito delle sculture e vengono utilizzate in un contesto diverso. Hanno un significato originale legato al culto di Mitra, ma il fatto che sia un cautopates viene associato alla figura di San Michele. Ecco, questa è l'immagine del portale della chiesa di San Michele a Rocca Ravindola, dove il cautopates è diventato l'elemento che si sostituisce a San Michele Arcangelo. Vado avanti ancora. Oppure, per esempio, a Boiano c'è la chiesa di San Michele, sulla strada che porta a Civita di Boiano, è una chiesa di cui non vi sono rappresentazioni particolari, e lì addirittura questa figura dell'angelo viene identificata con una specie di sirena mostruosa, cioè un elemento che
che però produce una realtà fitomorfica, diremo oggi, cioè in cui gli elementi naturali si intrecciano con elementi più o meno fantasiosi. E quindi fuori dalla chiesa di San Michele, prelevando dei pezzi da un tempio sannita o comunque romano, ecco, l'immagine viene associata a questa figura indefinita. Non è un San Michele che uccide il demonio, che uccide Satana, ma è una figura indefinita, come indefinite sono le figure degli angeli. Avanti ancora. Oppure rappresentazioni un poco più concrete. Questa è Rocca Vivara. Rocca Vivara, voi sapete, è uno dei santuari più importanti della nostra regione, ma Rocca Vivara non è il santuario di Santa Maria che sta in basso sul fiume, ma è il paese che sta in alto, anch'esso dedicato a San Michele Arcangelo, e questa ha una rappresentazione straordinaria, questo basso rilievo che andrebbe studiato, ma è uno dei più antichi della nostra regione, dove San Michele appare nella sua potenza, cioè nel momento in cui sta infilzando fisicamente il demonio. E qui a Rocca Vivara purtroppo si è persa proprio qualsiasi conoscenza del luogo fisico in cui era sistemata l'antica chiesa, che poi è stata trasferita in altre parti, poi il culto è rimasto, ma rimangono molti elementi da mettere a fuoco. Avanti ancora. Oppure, queste sono due rappresentazioni del 400, una di Santa Maria Oliveto e una di Scapoli, dove spesso vediamo quella che chiamiamo la mandorla, nella quale c'è il Cristo Pantocratore, cioè il Cristo apocalittico. Quando pensiamo al Cristo apocalittico, non pensiamo al Cristo del volemo sebbene. Queste rappresentazioni del Cristo apocalittico sono sempre di un Dio piuttosto truce, che sta per emettere un giudizio, e quindi non è che si sta a divertire per giudicare i vivi e i morti e per decidere definitivamente, quindi con un giudizio finale, se dopo il giudizio tu debba finire nelle tenebre eterne, quindi nel buio assoluto, oppure nella luce. Apocalisse significa luce, non significa incidente stradale, come molti pensano. Apocalipsis significa luce, è la luce di Dio. E che quindi il momento del giudizio viene sempre associato alla presenza dei quattro arcangeli. Questo è di Santa Maria Oliveto, se andiamo avanti dovrebbe esserci poi quella di Scapoli, è sempre dal punto di vista iconografico lo stesso ragionamento, sempre i quattro arcangeli: Gabriele, Raffaele, Michele e Uriele. Uriele, tra l'altro, è un arcangelo di cui poi si perderà traccia nel tempo, rimane nella iconografia ma si perde la conoscenza, forse anche per colpa di un abate, l'abate di Monte Cassino, l'abate che in effetti colui che realizza l'abate Desiderio, che realizza una straordinaria basilica dedicata a San Michele Arcangelo, cioè Sant'Angelo di vicino Capua, dove per la prima volta scompare il quarto angelo, gli arcangeli diventano tre. Quindi dal 1000 in poi rimane nella tradizione la raffigurazione dei quattro arcangeli, ma dal punto di vista, diremmo, descrittivo, Uriele sparisce. Uriele ricompare nella storia degli arcangeli soltanto in alcune rappresentazioni pittoriche, pensate alla rappresentazione di Michelangelo, il tondo, in cui appare un angelo, è proprio l'angelo Uriele. L'angelo Uriele è un angelo molto particolare. Dell'angelo Uriele abbiamo una bellissima rappresentazione nella chiesa dei Quattro Coronati a Roma. Ecco, se vi capita di andare a Roma vi consiglio di visitare non tanto la chiesa quanto l'oratorio che sta a fianco, bisogna suonare, farsi aprire dalle monache, entrare dentro e vedere questa stranissima rappresentazione, perché anche gli angeli
compiono delle azioni che nessuno ha visto, ma che si immaginano proprio leggendo le Sacre Scritture e soprattutto leggendo la Bibbia etiope. Quando, oppure San Giovanni nell'Apocalisse, quando sentite quella frase «si arrotolarono, il cielo si arrotolò come un tappeto», ecco, immaginate che il tappeto sia la sfera celeste. Il tappeto di stelle, quando usiamo questi termini romantici, i tappeti di stelle, non ci riferiamo a un tappeto dove sono incollate le stelle, ma alla sfera celeste. E le stelle sono dei buchi, nella interpretazione teologica, dei buchi attraverso cui passa la luce. Credo che tutti da bambini abbiamo giocato nelle scatole di cartone, così nel buio, e abbiamo visto una specie di cielo stellato guardando verso l'esterno, immaginando che la luce venisse da fuori, cosa che accade nell'universo. Ecco, il tappeto di stelle è questa copertura, come le tende beduine, che sono nere e che molto spesso hanno dei fori, per cui entrando in una tenda beduina avete l'impressione di stare sotto un cielo stellato. Ecco, questa immagine del cielo stellato, dei beduini, viene preso a prestito proprio da un grande teologo della cristianità, Cosma Indicopleuste, che rappresenta l'universo come se fosse un cielo tutto bucherellato, e attraverso i buchi entra lo Spiritus. Quando diciamo che lo Spirito Santo è l'anima del mondo, ci riferiamo proprio alla luce di Dio. Lo Spiritus è la luce di Dio che entra attraverso questi fori e finisce sulla terra, per cui noi, stando sulla terra, siamo contornati da questa lettura particolare della sfera celeste. Sono interpretazioni, ovviamente, interpretazioni che si trasformano in fatti pittorici. Nella chiesa dei quattro coronati, se voi entrate, vedete proprio un angelo, Uriele, che sta arrotolando un tappeto di stelle, proprio come quando voi fate le pulizie per casa e arrotolate il tappeto per liberare il luogo nel quale dovete sistemare altre cose. Ecco, tutte queste cose fanno parte della tradizione iconografica e iconologica. Iconografica è quell'aspetto pratico, quello che vediamo. Iconologico è quello interpretativo. Quando noi usiamo dei termini, per esempio il rosone, c'è un buco che sta sulla facciata, non è un buco che sta sulla facciata. Il rosone, il termine tecnico di rosone è oculus, occhio, cioè è l'occhio di Dio attraverso cui entra la luce. In genere, ecco, vedete, questa chiesa non ha finestre, ha una sola apertura che dà sul rosone, perché anche fisicamente si deve capire che la luce viene dall'esterno, entra dentro, illumina le parti basse della chiesa dove sono sistemati i defunti. Ma la parte che sta alle mie spalle, che io adesso sto facendo una operazione impropria, io non dovrei mai rivolgere le spalle al Santissimo, ovviamente è stato portato da un'altra parte questa sera e abbiamo trasformato la chiesa in un luogo dove si fa una conferenza, però la parte posteriore della chiesa viene chiamata tribuna. Tribuna evoca una parola, tribunale, cioè il luogo dove avviene il giudizio. Quindi la chiesa non è altro che un grande tribunale nel quale entra la luce, colui che decide le sorti di chi sono, di quelli che sono sepolti nelle chiese, è colui che sta per giudicare. Ora, tutte queste operazioni sono legate anche alla presenza fisica dei santi, ma i santi nella storia della cristianità hanno avuto delle storie piuttosto complicate. San Michele, la storia di San Michele nasce da una tradizione legata alla grotta di San Michele sul Gargano, e qui così vi costringerò per un attimo a delle così considerazioni storiche. Noi sappiamo tutti che l'impero romano è finito nel 476 d.C. È finito perché fu ammazzato Romolo Augustolo, che è stato l'ultimo imperatore romano. Ma chi è che lo ha ammazzato? È stato Odoacre.
La storia di San Michele si lega proprio a questo personaggio di cui non sappiamo quasi niente, Odoacre, che scende in Italia, re degli Eruli, dicono alcuni, altri re degli Unni. Sono molte le questioni che vengono portate, perché abbiamo pochissimi documenti. Quando si dice il Medioevo è poco conosciuto, proprio perché mancano i documenti, e quindi molte cose si devono ricostruire sulla base di più di intuizioni che di fatti pratici. Fatto sta che Odoacre scende in Italia, conquista tutta quanta l'Italia, arriva fin nell'Italia meridionale e cerca di conquistare, nell'ambito di quello che rimane dell'impero romano, oramai finito miseramente, ecco, cerca di conquistare anche questo territorio che è costituito dal promontorio del Gargano, e che arriva in questa zona e cerca di conquistare il territorio, cerca di prendere questo territorio. Ma c'è un vescovo maiorano, il quale si oppone, chiede una tregua per cercare di capire che cosa si debba fare. Siamo intorno al 490, quindi pochi anni prima del fatto di Larino. Ecco, Odoacre accetta la tregua e che cosa succede? Questo maiorano si reca nella grotta di San Michele, dove, secondo un racconto fatto da un suo da un cristiano del luogo, qualche tempo prima, pochi mesi prima, questo personaggio aveva perso un toro. Questo toro si era infilato nella grotta che poi diventerà di San Michele e tentò di farlo uscire fuori, poiché era un toro, evitò di entrare nella grotta, lanciò delle frecce, ma queste frecce ritornarono indietro e colpirono Morino, il personaggio che aveva tentato di cacciarlo fuori. Questo viene riferito al vescovo. Il vescovo a questo punto si rende conto che in quella grotta ci deve essere qualcosa di particolare, e quindi si reca presso la grotta per cercare di capire che cosa sia accaduto. Ma questo passaggio sulla grotta viene preceduto da un sogno, come spesso accade. I sogni sono premonitori, ed egli sogna che in quella grotta si sia recato proprio San Michele. E quindi egli ritiene di doversi rivolgere a San Michele, chiede un aiuto a San Michele, il quale San Michele interviene. Fatto sta che tre giorni dopo una tempesta terribile, sabbia, acqua, eccetera, distrugge l'esercito di Odoacre, e quindi il territorio viene liberato, e c'è una terza fase di questo vescovo, che è maiorano, il quale a questo punto decide di consacrare la grotta a San Michele. Ma San Michele non permetterà mai al vescovo di entrare dentro, tant'è che egli è costretto a costruire fuori delle mura, fuori della grotta, il santuario che ancora oggi esiste e che viene consacrato il 29 di settembre del 700, del 500, del 492. A questo punto il vescovo chiede aiuto al Papa, e si rivolge al Papa perché autorizzi la costruzione di questa basilica, che verrà autorizzata dallo stesso Papa che autorizza la costruzione della chiesa di Felicissimo e di Primiano a Larino. Ecco, quindi vedete come queste cose si rimettono in fila e ci permettono di costruire delle storie bellissime che hanno determinato poi delle conseguenze nel tempo. È ovvio che poi vedremo in maniera rapida tutta la grande quantità di immagini che caratterizzano il nostro territorio, però vi voglio raccontare un fatto in particolare del quale ho parlato pochissimo negli anni scorsi, ma che credo sia importante, perché come sempre succede, sono sempre i molisani che in qualche modo interferiscono nel corso della storia e creano delle cose particolari. Nella grotta di San Michele, per antica tradizione, era stata realizzata una statua d'oro. Una statua d'oro che, in qualche modo,
colpì le intenzioni di Giacomo Caldora. Giacomo Caldora a un certo punto assale la grotta del Gargano, ruba la statua d'oro e se la porta, la fa sua. Ovviamente prendendosi tutte le maledizioni che possono venire di conseguenza, fatto sta che questa statua d'oro poi fu portata a Carpinone. Questo viene raccontato dalle cronache. A Carpinone viene portata nel castello di Carpinone, nel quale castello si rifugerà il Antonio Caldora, il figlio di Giacomo Caldora, dopo la sconfitta del giugno del 1442, che è una data che cambia la storia del meridione d'Italia, è la data che segna il Medioevo e lo separa dall'epoca moderna, quindi è una data importantissima. E succede questo fatto stranissimo, che il re Alfonso d'Aragona batte Antonio Caldora a Sessano, dopodiché si reca nel castello di Carpinone, e nel castello di Carpinone trova anche la statua d'oro che era stata rubata dal padre sul Gargano. Ecco, Alfonso che fa? Prende questa statua e la fonde e trasforma la statua d'oro in una serie di monete, le cosiddette alfonsine. Ecco, le alfonsine che poi circolano nel 400 in Italia sono fatte con l'oro che Giacomo Caldora aveva rubato nella grotta di San Michele, che era finita a Carpinone e che da Carpinone poi è diventato semplicemente oggetto di trattativa economica. Però nel frattempo la storia va avanti, il culto per San Michele diventa sempre più importante, ma in epoca longobarda avviene una spaccatura. I Longobardi decidono di farlo diventare il proprio santo protettore. Dal nord dell'Europa cominciano a scendere a San Michele sul Gargano e capiscono che attraverso questi pellegrinaggi i Longobardi possono recuperare una credibilità anche dal punto di vista politico, che si trasforma poi in una religiosità particolare. Ma i Longobardi sono Longobardi. Hanno poi un contrasto con un altro personaggio che arriverà a modificare l'Italia meridionale, che è Carlo Magno. Carlo Magno, i Franchi hanno degli interessi diversi. San Vincenzo Volturno è un'abbazia longobarda, ma fortemente trasformata proprio nel periodo di Carlo Magno. Perché che cosa succede? E qui la chiudo, perché sennò staremo fino a domani a parlare di queste cose. Carlo Magno, quando scende nel nostro territorio, si fa anticipare la venuta da un suo maestro, Ambrogio Ottoperto, quell'Ambrogio Ottoperto a cui ho fatto cenno all'inizio della chiacchierata. Ambrogio Ottoperto è uno che capisce che non è San Michele il personaggio più importante, ma è la Madonna Assunta in cielo. La festa dell'Assunta, che si celebra in tutto il mondo, nasce a San Vincenzo a Volturno per un accordo tra Carlo Magno e Ambrogio Ottoperto, che viene proprio a San Vincenzo a Volturno, siamo intorno all'870, poco prima che egli si rechi poi a Roma a incoronarsi come imperatore d'Europa, soprattutto fondando tutta la sua realtà su un falso storico che viene scritto proprio a San Vincenzo a Volturno, quel famoso falso editto con cui Costantino il Grande dichiara che il Papa è il suo vicario, anzi è un nuovo imperatore a Roma, un falso che è stato scritto a San Vincenzo a Volturno proprio da Ambrogio Ottoperto. Quindi si crea un falso perché si vuole dare alla Madonna il primato su tutta la Chiesa, non più a un santo, sebbene arcangelo. E nasce un contrasto tra i fondamentalisti longobardi, che continuano a sostenere l'esigenza di mantenere il culto per San Michele, e i nuovi arrivati, che sono i francesi, i franchi, che vogliono invece l'Assunta. Perché nascono tutte queste chiese dell'Assunta nella nostra regione? Ecco, se voi provate, molte di queste chiese, per esempio a Frosolone, è l'esempio più
diciamo tipico, ma potremmo estenderle perché poi gli arredi interni si sono modificati nel tempo, però nelle chiese dell'Assunta il primo altare a sinistra è dedicato a San Michele Arcangelo e poi gli altri altari agli altri santi. Quindi rimane forte l'incidenza della contaminazione longobarda, ma la nuova titolare è la Madonna, perché la Madonna l'elemento di transizione che permette all'uomo di sentirsi parte della storia universale. Quindi tutte le chiese dell'Assunta che noi conosciamo nel nostro territorio, se andiamo a scavare, in origine erano chiese dedicate a San Michele. Da San Michele piano piano si è intrecciato il culto per San Michele che rimane vivo e quello per la Madonna che invece è il nuovo culto. Ma soprattutto rimane nella mentalità del popolo molisano la presenza fisica, per cui le immagini di San Michele come quella che vedete alle mie spalle diventano immagini importantissime, vengono portate in processione. Quando si porta un santo in processione avviene una sorta di identificazione. Il santo che viene portato in processione è ognuno di noi. Quel santo assomma non solo la realtà storica o teologica, ma assomma soprattutto le nostre esigenze. Cioè il fatto di poter battere il male è il massimo dell'aspirazione umana. E quindi questa rappresentazione del demonio che uccide Satana e il bene che uccide il male non è altro che la realizzazione intima di ognuno che nella processione si identifica e si trasforma nello stesso santo che viene portato in processione. Noi adesso andiamo avanti con una sequenza di immagini molto particolare. Questa è San Michele che sta nella cattedrale di Venafro. Venafro si divide in due parti: Colle Sancti Angeli, dove c'è una grotta che adesso è dedicata alla Madonna, la Madonna delle Grazie, ma che era proprio anche in questo caso la Madonna delle Grazie che si sostituisce al vecchio culto per San Michele Arcangelo. Avanti. Questa è la raffigurazione sempre all'interno della cattedrale di Venafro di San Michele che sta uccidendo il demonio. Avanti ancora, questo è San Michele, credo che ci sia scritto in basso Acquaviva con le croce. Sono tutte statue bellissime, una più bella dell'altra, soprattutto quelle del Settecento. Avanti ancora. Questa è di Agnone, nella chiesa di San Francesco, credo. Ah, di San Demidio, protettore dei terremoti. Poi ecco, su queste cose ci sarebbe da aggiungere parecchie altre considerazioni su altri santi che aiutano San Michele a proteggere il paese. Avanti ancora. Questo è il trionfo degli angeli, San Michele che viene nella sfera celeste, sta precipitando Satana, lo vedete in basso. Questo è un bellissimo affresco di Paolo Gamba nella chiesa di San Francesco di Agnone. Avanti ancora. Questa è di ancora Agnone, sempre nella chiesa di San Francesco. Avanti ancora, possiamo scorrere con una certa rapidità. Questo è a Frosolone. Ecco, a Frosolone, se vuoi entrare, nel primo altare a sinistra c'è la statua di San Michele. Avanti ancora, di Baranello, prima facevo cenno a questa stranissima situazione che nella statua di San Michele, sulla chiesa dedicata a San Michele a Baranello, una colomba ha depositato l'uovo proprio ai piedi di San Michele. Sembra quasi una sorta di premonizione all'importanza di San Michele come colui che partecipa alla rinascita dell'uomo. Avanti ancora, questa è Capracotta non poteva mancare, Capracotta nella chiesa dell'Assunta, uno dei santi principali è proprio San Michele. Avanti ancora, oppure nella chiesa di Carpinone alla Madonna Addolorata è accoppiata la figura di San Michele. Avanti. Oppure a Castelpetroso è un altro dei castelli dedicati a San Michele. Avanti. Oppure
di nuovo a Frosolone, nella chiesa di San Michele, ricostruita dopo vari terremoti. Vi è questa bellissima rappresentazione marmorea di San Michele che sta ammazzando il demonio, avanti ancora, oppure questa di Fornelli, con una bellissima rappresentazione di quest'angelo settecentesco, avanti ancora, oppure Sant'Angelo Limosano, avanti, Castel San Vincenzo, avanti ancora, a Colle d'Anchise, un'altra rappresentazione abbastanza moderna dei primi del Novecento, ma comunque dal punto di vista iconografico è la stessa cosa, avanti ancora, oppure questa è di Vinchiaturo, oppure il convento di San Nicandro a Venafro. E qui si apre uno scenario particolarmente complicato, perché in effetti sono poi i Cappuccini, dal 1575 in poi, quindi dopo il Concilio di Trento, che diffondono, proprio i Cappuccini di Foggia, che diffondono in tutto il mondo il culto per San Michele, e che, creando non poche questioni sia con i Benedettini che con gli altri movimenti francescani, che invece rimangono legati a una interpretazione un poco diversa del monachesimo. Avanti ancora, credo che sia finito. Oppure, ecco, una iconografia bellissima, perché qui Sut Deus è l'immagine di San Michele che è presente anche nel momento della morte. Questa è una bellissima rappresentazione del Settecento che si trova nella chiesa del Purgatorio di Venafro, dove vedete come è rappresentato San Michele Arcangelo con il demonio che è costretto a stare sotto il letto di San Giuseppe morente, che viene assistito da Cristo e dalla Madonna. Avanti ancora. Oppure nella tradizione anche della ceramica, qui siamo a Boiano, una delle tante formelle in cui vi è la rappresentazione di San Michele, ancora, credo che siano finite. Oppure questa bellissima, una delle più belle, che abbiamo nella chiesa di Santa Maria della Strada, nel famoso la tomba di Berardino d'Aquino, in cui viene prelevata una statua, forse dell'undicesimo secolo, sistemata in un contesto diverso, ma permette di capire che nel 1100 a Santa Maria della Strada il culto per San Michele era molto più importante di quello per Santa Maria della Strada, che si sovrapporrà nell'epoca successiva. Io ho finito, spero di non avervi annoiato abbastanza. Ringraziamo l'architetto per le sue bellissime parole che ci ha rivolto, facendoci riscoprire nuove cose su San Michele. Lo ringraziamo veramente di vero cuore, come ringrazio ancora tutti voi, i sindaci con i parroci qui presenti. Alcuni non sono venuti perché hanno le feste patronali, come Don Michele a Sant'Angelo in Grotte, che Don Michele è parroco a Sant'Angelo in Grotte e a Sant'Elena Sannita, dove oggi festeggiano i santi medici Cosma e Damiano. Ringrazio voi qui presenti, l'avvocato e amico Franco, console portoghese, Paolo del Santo Sepolcro, i nostri angeli custodi, ormai sono nostri angeli custodi del CISOM, ormai non li possiamo chiamare più forestieri, ma sono nostri concittadini, perché hanno la sede stabile nel nostro oratorio. Sono sempre presenti alle nostre celebrazioni. Non solo, da quest'anno assistono anche i nostri giovani
durante le partite di pallone. Grazie anche a voi. Do la parola all'avvocato Franco. Buonasera a tutti, io sono Franco Ciufo, sono il console della Repubblica di El Salvador, qui a Campobasso. Campobasso è sede consolare da qualche anno, da 5 anni, ed è l'unica sede consolare del Molise, quindi abbiamo una certa importanza. Perché sono qua? Sono qua perché sono residente a Ripoli Mosani, insieme all'architetto Pasquale Tizzano, e ho portato per il nostro parroco Don Moreno una sorpresa che è arrivata dalla Casa Reale del Portogallo. Perché San Michele è un santo internazionale, quindi è mondiale, e lo abbiamo dappertutto. L'architetto Valente ci ha detto cose bellissime, quindi ci ha parlato della parte storica, ma c'è una parte esoterica degli arcangeli, esoterismo che ci porta a pensare a Sacro Graal, tutte queste cose strane che si sentono ancora, si sente favoleggiare. Una di queste è una battaglia famosa, che è la battaglia di Santarém, che sta in Portogallo, ai confini del Portogallo e della Spagna, con Re Alfonso di Portogallo, 1184, qualcosa del genere, e era la battaglia contro i Mori. I Mori erano i saraceni di una volta, quelli che avevano occupato un po' tutto il Mediterraneo, e soprattutto la Spagna, la Sicilia, la Spagna, erano state occupate da loro. Non mi inoltre oltre, altrimenti andiamo a fare, non finisce più la serata. Comunque in questa battaglia, che non era proprio decisiva, perché i portoghesi e gli spagnoli non erano così forti come i Mori, apparve a un certo punto nel sole un'immagine dell'arcangelo Michele, e appare di fianco, così si vede un'ala, e infatti questo santo si chiama San Michele dell'Ala, è chiamato così, ed esiste ancora un ordine, è questo, un ordine cavalleresco, che è l'ordine di San Michele dell'Ala, è un ordine portoghese, è l'erede al trono, ormai c'è la Repubblica in Portogallo, ha voluto dedicare al nostro Don Moreno questo diploma in ricordo di questo convegno, che non sapevo che fosse così diffuso il culto di San Michele in tutto il Molise, ma il culto di San Michele, come diciamo prima appunto l'architetto Valente, è in tutto il mondo. Pensate all'esoterismo che cos'è. Se voi pensate che San Michele appare a Mont Saint-Michel in Normandia, poi appare alla Sagra di Torino, poi appare a Monte Sant'Angelo sul Gargano. Messi insieme queste tre località è una linea retta, stranissima, è come se avessero costruito questi tre santuari su una linea retta, che poi se uno va oltre, questa linea retta finisce nel Sinai addirittura, dove Mosè per i 12 comandamenti. Don Moreno, questo è per lei, grazie. C'è anche una medaglia d'argento in ricordo di questa concessione. Grazie. E grazie di questa sorpresa, e al termine di questa bellissima serata, ai nostri cari sindaci qui presenti e all'autorità, ma innanzitutto a te, caro Franco, non vi potevo rimandare a casa senza un segno di questa sera, che è un segno che oltre c'è qualche cosa che va appeso, però è un segno che va consumato. Ogni tanto, per sostenere le feste, bisogna inventarsi qualche cosa, eh? Bisogna inventarsi qualche cosa. Mi sono inventato, non è tanto sia il dolce di San Michele e sia, è pur salato,
perché qualcuno può dire ma io non me lo posso mangiare, non me lo posso prendere perché sono diabetico, perché poco dopo quando si tratta di cacciare lo soldo tutte le scuse possibili immaginare, c'è anche il salato e sono dolci e il salato sono stati fatti dal forno qui di Ripa da un giovane pasticcere Giovanni D'Alfonso e dalla pasticceria Divinità. Due sono dolci, uno rappresenta più che la spada, sembra, se si mettono degli occhietti sembra un angioletto, e poi il salato a forma di spada che ci ricorda la figura di San Michele come guerriero. Ne faccio dono a te e ai nostri ospiti, poi sono anche lì in fondo per chi desidera. Ecco però la bomboniera. Poi ho visto il sindaco e il parroco di Acquaviva. Questo è per il sindaco. Grazie. Don Vincenzo lo conoscete perché è di casa. Grazie. Poi ho visto il parroco di Campo di Pietra, mi sa che se n'è andato, però mi sa che c'è il sindaco. E dovrebbe avere il porto in culo. Grazie signor sindaco. Ecco, c'è il sindaco di Paranello. E naturalmente speriamo che non sia la prima e l'ultima serata, in onore di San Michele. Grazie. Campolieto, c'è anche il parroco. C'è il mio compaesano, il parroco di Sant'Angelo del Pesco. C'è anche il parroco di Roccavivara, c'è anche il mio carissimo sindaco, non Marco, c'è il sindaco del mio paese di Montefalcone. Avvocato carissimo,
Paolo. Dottore Boccardo. Sindaco di Campolfenaro e Gianni Pallo di Campolfenaro. Don Luigi, il sindaco e il parroco di Campochiaro. Penso di non aver dimenticato il sindaco. Grazie, cara. Don Luigi, Don Moreno, chi sono gli angeli e perché sono così importanti per l'uomo? Gli angeli sono importantissimi per l'uomo perché il Signore già dalla nostra nascita ci ha dato un angelo custode, questo spirito celeste che ci protegge, come ci ricorda quella bellissima preghiera che poche volte adesso si recita per invocare la protezione dell'angelo custode. È un'antica preghiera che recitavano i nostri nonni prima di andarsi a dormire, chiedevano la protezione all'angelo custode dicendo proteggimi in questa notte perché so che mi colico, mi addormento, però non so se domani mi risveglio, quindi la protezione nel giorno e nella notte. Perciò il Signore, anche nella bellissima preghiera che diciamo, che ci è stata affidata dalla pietà celeste, Dio ci ha dato questi angeli come nostri amici, ognuno di noi al suo, come nostro amico personale, nostro amico sempre fedele, che ci protegge durante il giorno e soprattutto durante la notte. Stasera qui un convegno su San Michele Arcangelo. Quali i tratti fondamentali di questo santo? Allora, l'arcangelo è stato inviato da Dio per liberarci dal male, perciò lo vediamo con la spada in mano e con la catena che lega il diavolo, perché il diavolo, l'angelo ribelle, che si è ribellato a Dio, quindi come ci ricorda il libro dell'Apocalisse, scoppiò una guerra in cielo e Michele, che è il capo degli angeli, fu mandato a liberare la terra dalla schiavitù del peccato, quindi combatte contro il diavolo e lo sconfigge. Poi insieme a San Michele abbiamo gli altri due arcangeli, Gabriele e Raffaele, e ognuno di questi tre arcangeli ha un compito ben preciso. L'arcangelo Michele è inviato per liberarci dal diavolo, dal demonio, che come dice San Pietro è come un leone ruggente che va in cerca chi divorare. Poi Gabriele è colui che ha portato il lieto annunzio alla Madonna, non solo a San Giuseppe, a Zaccaria, ad Elisabetta, e poi Raffaele, che è chiamato alla medicina di Dio, al quale ci dobbiamo rivolgerci per, oltre come angelo e arcangelo, nel difenderci come San Michele dagli spiriti maligni, ma anche per donarci la vita e quindi la salute. Infine, perché si festeggia il 29 settembre?
Allora, i santi arcangeli avevano tre date diverse. L'8 maggio era dedicato a San Michele nel ricordo della prima apparizione sul Gargano, il 29 a San Gabriele e il 24 di ottobre a San Raffaele. Quindi poi con la riforma liturgica i tre arcangeli hanno un'unica festa, quindi il 29 di settembre. Però in molti paesi del Molise San Michele è festeggiato l'8 di maggio, perché è legata alla tradizione del Gargano, perché i nostri pastori, andando sul tavoliere delle Puglie, sul Gargano, hanno riportato le devozioni pugliesi. San Nicola, il 9 maggio, l'Incoronata, l'ultimo sabato di aprile, e poi San Michele in molte parrocchie viene festeggiato l'8 maggio. Questa sera abbiamo avuto la gioia di avere 16 comuni in cui San Michele è patrono del paese ed è titolare della parrocchia. Quindi come un incontro, diciamo una riunione di famiglia intorno alla figura di San Michele. Come ci ha detto l'architetto Valente, nel nostro Molise ci sono tante statue e tante raffigurazioni dell'arcangelo Michele. La tua statua ci piace tanto. La statua di San Michele, che è di Nicola Fumo del 1715, è stata restaurata dalla sovrintendenza qualche anno fa, riportandola all'antico splendore, perché aveva subito nei vari anni tanti restauri e è stata un po' scrostata e riportata quasi all'antico splendore. Grazie mille per questo bellissimo evento culturale. Grazie a voi per la vostra presenza e, come ho detto, che non sia il primo e l'ultimo incontro dedicato a San Michele. Già è in cantiere il prossimo, perché quest'anno abbiamo parlato della storia, di come è nato il culto di San Michele in Molise. L'anno prossimo troveremo, un giorno sempre prima della festa di San Michele, la parte spirituale. Cosa ci dice la Sacra Scrittura su San Michele? La devozione di un popolo per i santi patroni, una ricchezza da valorizzare, è la fede che coinvolge l'intera comunità per stabilire un contatto intimo con Dio. Un grazie a tutti coloro che con impegno e cura continuano a dare alla Chiesa e alla cultura la novità del messaggio cristiano.